Compagne e compagni, buonasera. Non vi nascondo l'emozione che mi viene in questo momento in questa piazza. Piazza che fu sede di una mitica sezione del dissolto Partito Comunista, la sezione Gramsci. Eravamo a metà degli anni 70 e io avevo poco più di 20 anni. Fatevi voi i conti quanti anni io ho adesso. Ma la narrazione che volevo fare... La narrazione che io volevo farvi dell'idea di Sinistra Unita, salutiamo l'arrivo dei compagni dei comitati di unità di base. Diamo il saluto. Benvenuta ai compagni del Movimento di Lotta per il Lavoro, occupati di Casoria, ed io invito prima ancora di dare prosieguo al mio intervento a una rappresentanza dei compagni a rappresentare la loro presenza e le loro necessità. Prego. Interviene. E tu? Faccio parte del movimento di lotta USB di Casoria. Carissimi politici, come voi ben sapete, siamo lasciati in Unione Democratica di tutti i partiti per farvi sapere che le nostre famiglie hanno di bisogno da mangiare. I figli non ci possiamo comprare da mangiare, mottini, latte, pane, pasta, abbiamo i mobili vuoti, i frigoriferi piangono, carissimi politici. Allora noi siamo qua per farvi sapere, chi sale al potere di questa città deve prendere provvedimento per i disoccupati, ma i veri disoccupati, ma noi disoccupati che fanno i lecchini vicino ai politici, sì, parenti, amici, vicini, no? Sono il coordinatore del movimento di lotta per il lavoro di Casoria. Avete visto questa signora? Questa è la realtà della disoccupazione che c'è a Casoria, la piazza che ci assilla da molti anni. Ecco, in questi ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti politici, però tutte le persone, tutti i politici che sono venuti a Casoria, è come un rito che si ripete sempre, una cosa, un copione, una cosa già fatta. Noi chiediamo alle forze politiche, siamo stati in tutti i dibattiti nelle assemblee politiche, sia di destra sia di sinistra, non ci importa il colore della bandiera o il partito, noi vogliamo che i politici portino all'attenzione di tutti gli altri politici che verranno, ora, quelli che stanno ora e quelli che verranno nel futuro a governare, il problema della disoccupazione. La disoccupazione è una piaga che guardando gli anni è andata ad allargarsi, però per allargarsi questa piaga ci sono state delle metastasi, e le metastasi che incombono sulla città di Casoria ne sono tre: il primo è il nepotismo, il secondo è il clientelismo, il terzo è il favoritismo, e noi diciamo basta a questi soprusi sui disoccupati. Ecco, per tanti anni ci hanno tenuto nel limbo, parecchie persone forse non sanno che cos'è il limbo. Limbo è un posto biblico, tipo come il paradiso, dove tutte le anime senza i sacramenti vanno lì dentro e sono chiusi lì dentro. Così hanno fatto i politici per tutti questi anni con noi di
disoccupati. Ecco, noi li vogliamo i nostri sacramenti, vogliamo i nostri diritti, i nostri sacri diritti, sancitoci dalla Bibbia costituzionale, la Costituzione italiana, e chiediamo a tutti i politici, anche a Paolo Ferrero, di darci più visione su queste questioni. Grazie.